ragazze, bentornate sul mio canale. Questo è un video che mi è stato richiesto da una di voi dove di parlare praticamente dei prodotti di un marchio e cosa mi piace di quel marchio, che prodotti mi piacciono e quelli che non mi piacciono. Non so se mi sono spiegata. Praticamente oggi voglio parlarvi di Astra e vi parlerò dei prodotti che ho acquistato io di Astra. Cosa mi piace e cosa non mi piace. Quindi, però, prima di iniziare a dirvi cosa mi piace e cosa non mi piace di questo brand, se non siete ancora iscritti al mio canale, subscribe, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così sarete sempre aggiornate sui miei prossimi video. Vi invito a condividere questo video sui vostri social, a venire a trovarmi su Instagram e sul mio nuovo gruppo Facebook inerente al mio canale YouTube. Quindi se siete iscritte al mio canale e avete Facebook, vi aspetto sul mio gruppo che si chiama Passione Makeup di Cinzia. Comunque troverete tutti i link giù sotto nell'info box. Ora parliamo di cosa mi piace e cosa non mi piace dei prodotti Astra. Passiamo subito alla base. Io non ho primer di Astra e quindi i primer li saltiamo. Parliamo dei fondotinta. Come fondotinta ne ho provati tre. Uno vi lascio qui la foto perché non ce l'ho qua da farvi vedere, perché ovviamente non mi piaceva, l'ho cestinato. Era un fondotinta troppo pesante, cioè mi si separava sul naso, aveva vari difetti per la mia tipologia di pelle, che è una pelle normale, tendente al secco, ma questo fondotinta era un fondotinta idratante, se non ricordo male, con dentro l'aloe vera. Comunque ve lo lascerò scritto qua magari sotto la foto. E non mi è piaciuto, quindi l'ho cestinato. Invece, quelli che mi sono piaciuti sinceramente tanto tanto è l'Icon Perfect e il Transformist. Mi sono piaciuti tutti e due. Io ho indosso l'Icon Perfect, è veramente stupendo. Lascia la pelle veramente bellissima, di porcellana praticamente. E mi trovo benissimo e quindi infatti questo è un finish naturale e questo invece è un fondotinta semi matte, dal finish semi matte, ed è un fondotinta più correttore, quindi un po' più corposo, più coprente. Sapete che però io sono sempre alla ricerca di fondotinta, dal finish naturale, però questo comunque steso con un pennello, con una beauty blender bagnata, non resta proprio pesante sul viso, ma questo secondo me è più indicato, cioè è quello che mi piace di più tra i due. Ma comunque tutti e due sono due ottimi prodotti, veramente, quindi ve li straconsiglio tutti e due. Se avete più discromie da coprire, vi consiglio questo, mentre se avete poche discromie e vi piace il fondotinta leggermente più leggero, vi consiglio questo. Comunque questi due secondo me sono tutti e due ottimi prodotti. Quindi poi passiamo alla base. Io avevo la cipria, ve la lascio qua perché non ce l'ho qua a portata di mano, che mi piaceva, sì, però l'ho data via. È una cipria con la polvere di riso perché era in polvere libera. Io non amo le ciprie in polvere libera, l'ho voluta provare, mi è piaciuta, però non amando appunto le cipre in polvere libera, l'ho data via. Non l'ho data via perché non mi piaceva, ma perché appunto non mi piace la polvere libera. Preferisco le cose compatte, le ciprie compatte, le polveri compatte, e quindi solo per questo motivo. Ma in realtà è un'ottima, ottima cipria. Poi passiamo alla terra. Questa, io ho preso questa nella tonalità Bronzer Sun Powder numero 14 e ho fatto un leggero contouring con questa e mi trovo bene, mi piace tantissimo, quindi questa ve la straconsiglio. Questa ha un colore, ha una tonalità non troppo calda, ma neanche troppo fredda, è una via di mezzo secondo me e mi piace tantissimo. Come blush sono andata a utilizzare questo ed è molto scrivente, è appunto il blush nella tonalità numero 01. Volevo provare a prendere altri colori perché
Veramente mi piace tanto. È delicato, l'ho voluto prendere così io, ma anche perché dal sito, ragazze, si capisce ben poco le colorazioni e quindi si prende un po' a occhio. Questo appunto è un colore delicato e prossimamente proverò a prendere dei colori un po' più forti, magari anche pescati per la primavera e quindi comunque il blush mi piace. Poi passiamo alle palette occhi. Le palette occhi. Ah, non ho illuminanti perché avevo un quad che vi lascio sempre qui, dove c'era dentro l'illuminante, però anche quello l'ho dato via perché no, perché non mi piacesse, mi piaceva, però ne ho talmente tanti che non sapevo cosa farmene, quindi l'ho dato via. E anche quel quad era un ottimo prodotto, c'era la terra, c'era l'illuminante, c'era il blush e non era male, però appunto avendone tanti ho fatto un po' di decluttering, ecco. Come palette occhi della gamma permanente ci sono le Temptation. Io ne ho tre. Ho la Natural, la Nude Temptation, la Warm Temptation e adesso l'ultima uscita, la Cherry Temptation. E cosa vi devo dire? Io mi trovo veramente bene, costano poco. E sono ottime palette, secondo me, economiche e buone, veramente buone. Quindi queste ve le consiglio. Io ne ho 3 su 4. Le altre tonalità tendono sull'azzurrino, sul verde, così, e sono colori che non utilizzo, quindi non l'ho presa per quel motivo. Poi è uscita la Golden Era. Questa è una palette stupenda, veramente. È la migliore di Astra, mi piace tantissimo e ve la consiglio. Io adesso non so se resterà in edizione permanente o se sarà un'edizione limitata, quindi se non l'avete ancora acquistata, vi consiglio di provarla. Io l'ho già provata, ho fatto anche il video, vi lascio qui vi lascio qui sopra la scheda informativa, ecco se siete interessati a vedere com'è questa palette e ve la consiglio, ecco, provatela perché è veramente ottima. Poi passiamo agli occhi. Agli occhi, allora, a me io ho questa matita per quanto riguarda gli occhi, si chiama 24 ore Color Stain Pencil. Oh, scusatemi, ho questa che è un'autotemperante, è nera e questa mi piace tantissimo. Mi trovo benissimo. Costa poco, mi piace, ve la consiglio. Mentre non vi consiglio assolutamente l'eyeliner. Io ho questo qui che è sempre il 12 ore pen eyeliner, ma ha la punta troppo secca, non rilascia bene il colore, non mi piace per niente. Quindi, cioè, forse perché ho utilizzato altri eyeliner tipo Nabla, tipo Kat Von D, e questo sinceramente lo trovo troppo secco, per me, ragazzi, è sempre una mia opinione, non prendetele con le pinze, non mi fa impazzire, ecco. Quindi se voi mi chiedete, me lo consigliate, io vi dico di no. Un altro prodotto che non vi consiglio è questo mascara di Astra che si chiama Sexy Volume. Questo non ve lo consiglio, l'ho applicato 2 o 3 volte e come se non applicassi nulla. Lo scovolino si presenta così troppo grosso, tra le altre cose, vi sporcate e è in silicone e a me non piace. Sembra che non rilascia neanche il prodotto sulle ciglia, cioè non è che voi applicate il mascara e si vede che applicate il mascara, cioè voi lo applicate e sembra che non applicate niente, almeno a me fa così. Quindi sia per lo scovolino troppo grosso che vi fa sporcare e come prodotto non mi piace, non mi fa impazzire e quindi questo non ve lo consiglio. Poi vi consiglio queste tinte labbra di Astra, questi rossetti liquidi di Astra che si chiamano Hypnotize, Hypnotize
e sono veramente ottimi. Sono ottimi liquid lipstick, sono no transfer, avevo fatto un video anche su questi, ne ho tantissimi perché mi piacciono e questi ve li straconsiglio, proprio proprio ve li straconsiglio. Lo scovolino si presenta così, è comodo come applicazione e io ne ho veramente tanti, quasi tutti i colori, perché mi piacciono veramente e costano pochissimo, non danno fastidio sulle labbra, mi piacciono. Invece poi parliamo dei rossetti in stick di Astra. Io ne sto indossando uno. Come vi ripeto, li ho comprati sul sito e i colori che ho preso non sono quelli che volevo, cioè che pensavo fossero. Ho la colorazione 03 e la 04. Pensavo che erano più rosati, mentre sono più pescati. E questo è quello che sto indossando in questo momento. Non sono male, però non sono appunto matte. Qua c'è scritto Velvet Matte, Extra Comfort, idratante e levigante. In effetti sì, è idratante. Dicevo che questi rossetti sono confortevoli. La durata è una durata comunque di un rossetto, quindi normale, non è che ha una durata lunghissima, però veramente sono confortevoli, non lasciano le labbra secche che tirano, non sono male come rossetti, però se cerchiamo dei rossetti a lunga tenuta, questi non fanno per noi. Poi, cosa mi manca? Cosa mi manca? Mi mancano gli ombretti liquidi. Allora, gli ombretti liquidi non sono male. Non sono male come ombretti liquidi. Si asciugano subito. Sono belli brillanti. Questo è il dorato. Io mi trovo comoda con questi ombretti liquidi, soprattutto d'estate, non parlo di questi che li ho presi da poco. Mettere solo questi si asciugano giusto per dare un po' di luminosità alla palpebra, senza fare trucchi elaborati, che si suda, eccetera, eccetera. Secondo me, cioè questi qua, adesso l'ho applicato, il tempo che si asciuga, e l'ho provato già a swatchare anche, e non viene via. E ha dentro delle bellissime, secondo me, riflessature. Questo qua è l'oro, che è il numero 3. Io mi trovo bene, ragazze. Sento pareri discordanti. Io vi dico come mi trovo io, ovviamente, come con tutto il resto dei prodotti di cui vi ho parlato. Quindi, ecco, io avevo anche dei pennelli Astra. Mo' li cerco. Trovati, ne ho trovati due, non so se ne ho altri. Io ho questi pennelli di Astra, ho questo che è un pennello a penna, però non molto ficcio, e questo per la sfumatura. Ragazze, non mi piacciono, purtroppo questi pennelli non mi piacciono. Ricordiamoci bene una cosa, che se noi abbiamo delle palette belle, ma non abbiamo dei buoni pennelli, facciamo fatica comunque anche a sfumare degli ottimi prodotti. E se abbiamo delle palette, diciamo, normali e abbiamo dei buoni pennelli, riusciamo comunque ad avere un buonissimo risultato. Quindi, questi pennelli Astra, sinceramente, a me non piacciono. Quindi non ve li consiglio. Poi, se li volete provare perché costano poco, provateli pure. Comunque, intanto questo si è asciugato e non si sposta, ragazze, non si sposta e mi piace tantissimo, veramente. È pieno di è luminosità pura. Guardate, a me piace tanto. Quindi, ragazze, questi sono i prodotti che ho io di Astra, che ho provato. E vi ho detto come mi sono trovata. Non ho matite labbra,
non ho primer, non so se hanno fissatori, eccetera, eccetera, però quelli che ho io, tranne due o tre prodotti, mi piacciono. Ah, ecco, mi sono dimenticata, scusatemi, anche il correttore, io ne ho provato uno e l'ho buttato perché non mi piaceva. Vi lascio qui la foto, dovevo dirvelo all'inizio e invece poi mi sono dimenticata perché poi abbiamo parlato del Transformist che io lo utilizzo sia come correttore che come fondotinta, quindi per me quello è ideale anche come correttore e quindi mi piace anche come correttore. E appunto ho provato un altro correttore e non mi è piaciuto. Quindi ragazze, spero di esservi stata utile in questa piccola recensione sui prodotti Astra. Ci vediamo alla prossima recensione su un altro brand e spero che vi sia piaciuto. Mettetemi un pollice in su se vi è piaciuto. Vi mando un enorme bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!